Giunge all'ottava edizione la manifestazione Estate di San Martino a Gibi Labib, organizzata dal Comitato di Zona di Gibi Labib. Una bella giornata di sole, quella di venerdì 11 novembre, che ha permesso anche ai numerosi studenti di passare una mattina all'aria aperta. Una vera e propria festa, che ha visto anche la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Rocco e dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini, e che ha previsto la visita guidata del sito archeologico e dell'antiquarium e delle degustazioni di prodotti tipici come i ceci, il pane cunzato, il pane di San Martino e il vino nuovo. Questa di oggi è l'ottava edizione della festa che il Comitato di Zona di Gibi Labib, comitato che raggruppa ben 14 contrade, oltre quella di Gibi Labib c'è quella di Santa Lucia, Iuculia, Contrada Valle, Calderaro, Besaro, eccetera, insomma sono 14, San Leone, Montone, Gulfi, Serra Difesa, insomma 14 contrade che ogni anno organizzano questa bella festa e abbiamo sempre la fortuna di avere una giornata di sole, abbiamo il supporto della Soprintendenza dei Beni Culturali che apre il sito e lo rende fruibile a tutte le scuole, così come avete visto ci sono praticamente tanti alunni delle scuole elementari e delle scuole medie che stanno visitando insieme a degli archeologi che volontariamente, cioè per puro volontariato, fanno da guide a questi ragazzi. È una festa che ha il supporto dell'Istituto Alberghiero, infatti ci sono i ragazzi dell'Istituto Alberghiero che distribuiscono dei prodotti tipici. Ogni anno la festa si arricchisce sempre di nuove iniziative. Quest'anno abbiamo un pastore che fa la ricotta qua dal vivo per i ragazzi e per le persone che partecipano. Diciamo che è un giorno di festa, ma è anche un giorno di cultura per valorizzare questa zona, per valorizzare questo sito archeologico che meriterebbe migliore fortuna.